Luca Giurato Meteora, che fine ha fatto il conduttore? Luca Giurato, nato nel 1939, è uno dei personaggi televisivi più conosciuti in Italia. Giornalista e conduttore televisivo, ha ottenuto la maturità classica presso il Liceo Virgilio di Roma. Poi, ha esordito a 20 anni a Paese Sera come cronista, intraprendendo quindi la carriera giornalistica. Dal 1965 è diventato giornalista professionista, lavorando per La Stampa e il TG1. Dal 1993 è diventato conduttore di Domenica in Insieme a Mara Venier, diventando quindi a tutti gli effetti un personaggio del mondo dello spettacolo. Poi ha iniziato a prendere parte ad altre trasmissioni, come quelli che il calcio e tanto altro. È diventato anche uno dei conduttori principali di Uno Mattina, ma da molto tempo non si parla più di lui né appare in televisione. Infatti, la sua ultima apparizione in una trasmissione TV risale al 2017. Da quel momento Luca Giurato non è più apparso in nessun evento pubblico. In tanti si sono preoccupati per questa scelta e si sono domandati come mai il conduttore non sia più apparso in nessuna occasione. In realtà, non c'è nessuna motivazione particolare, ma semplicemente all'età di 82 anni, Giurato ha deciso di godersi la pensione e di vivere la sua vita serenamente, lontano dalle telecamere. Dopo una vita trascorsa in televisione e tra i giornali, ora Luca Giurato sta pensando a sé e non trapela nessuna intenzione di tornare in televisione. Per quanto riguarda invece la sua carriera attualmente, Luca Giurato è in pensione e non ha nessun impegno. Come lui stesso ha avuto modo di dichiarare, sta pensando a prendersi cura di sé, delle due passioni e di tutte le persone che ama e che lo circondano. Oggi fa il pensionato ed anche il nonno, infatti ha dei nipoti di cui ovviamente ama occuparsi. Accanto a lui c'è Daniela Vergara, con cui è sposato in seconde nozze. I due hanno ancora una relazione molto solida ed anche la Vergara è una giornalista della Rai. Giurato ha un figlio nato dal suo primo matrimonio, con Gianna Furio. Il suo primogenito lo ha reso nonno di un nipote, con cui probabilmente trascorrerà le sue giornate durante la pensione. Ovviamente non è possibile escludere che in futuro Luca Giurato decida di comparire in qualità di ospite in una trasmissione televisiva, ma per ora sembra proprio che abbia soltanto voglia di godersi la sua pensione dopo tanto lavoro. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Luca Giurato e vi piacerebbe rivederlo apparire anche solo come ospite in TV? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.